Doveva ritirare del materiale, ma quando un alpino membro della sezione di Mestre è giunto nella sede, poco distante dal parco Piraghetto, ha trovato una brutta sorpresa. Ha trovato la porta d'entrata aperta e scardinata. La seconda porta era chiusa, però era chiusa senza lo scrocco. Dopodiché è riuscito ad entrare e ha visto in entrata, c'era la cassaforte, che noi chiamiamo cassaforte, ma più che altro è una cassetta un po' blindata, un po' pesante, aperta. Ha trovato una mazza, ha trovato per terra delle cassette dove tenevamo i soldi. C'erano 150 euro tra contanti e monetine e come al solito per terra c'erano i cassetti che questi avevano rovistato e con carte dappertutto, quindi avevano aperto dappertutto per trovare altri soldi, ma fortunatamente non ne teniamo. I ladri hanno agito nella notte tra martedì e mercoledì, hanno rubato qualche centinaia di euro, ma soprattutto creato tanti danni ancora da quantificare. Non contenti, si sono anche messi a bere prosecco e mangiare. Visto che c'era poco da rubare, sono entrati dentro la sala dove noi normalmente teniamo le riunioni e inoltre abbiamo una specie di bar, c'è un tavolo. E una specie di frigorifero e lì hanno tirato fuori del salame, hanno tirato fuori delle arance e ha mangiato arance e salame. E intanto resta l'amarezza e la preoccupazione sempre maggiore di una mancanza di sicurezza in zona, come racconta qualcuno. In questa zona di sicuro non c'è niente di sicuro, c'è pericolo e paura anche per tutti quelli che praticamente si trovano attorno qua. È una cosa, non so cosa dire, indescrivibile, perché si aumenta sempre la delinquenza qua. Oggi come oggi bisogna fare pulizia di tutto. E questa pulizia deve fare chi? Polizia di Stato? Non interviene quasi mai. Bisogna che intervenga più spesso e volentieri in questa zona. Non è molto sicura. C'è troppa gente che non è sicura qua. E purtroppo troppi stranieri non sono in regola. E tanti spacciatori. Sono quelli che fanno di tutto, non hanno soldi, niente, e si arrampicano dappertutto, sia i supermercati e macchine dappertutto. Spaccano vetri e rubano dentro, nell'interno, ho visto io tutto.